Ricordiamoci che l'intento quando noi studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Qui siamo in Svachim, pagina 19. Il Talmud sta parlando di come si vestono i sacerdoti. I sacerdoti, c'è scritto nella Torah che non devono mettere la cintura, ma non mettere la cintura in un posto dove si suda. E dunque la cintura dei sacerdoti andava messa tra il gomito, cioè quando tiene il braccio così, tra il gomito e l'osso qui laterale, come si chiama? Non è l'anca? Boh, non sono sicuro. Penso che, insomma, questo osso qui dove c'è la cintura, dove, il bacino, ecco, tra il bacino, tra il gomito e il bacino. Questo è il posto dove deve essere la cintura. Più in alto non va bene perché si suda, e più in basso neanche non va bene perché si suda. E c'è scritto nella Torah che non si mette la cintura dove si suda. Allora dice così: Amar Rav Ashi, ha detto Rav Ashi, Amarli Huna Bar Natan, mi ha raccontato Huna, figlio di Natan. Una volta sono andato davanti a Isgader Malka, al re Isgader. Rashi spiega, questo era un re persiano, e lui, la mia cintura era troppo alta, e lui mi ha preso la cintura, me l'ha abbassata, mi ha sistemata all'altezza giusta e mi ha detto: voi siete un popolo di sacerdoti, è un popolo sacro, qui dice il versetto, nel Esodo 19. E dunque non puoi mettere la cintura troppo in alto dove si suda, come sacerdoti. Quando è arrivato davanti a Memar, è un altro maestro in quel periodo, allora Memar gli ha detto: ah, si è avverato in te la profezia che i re saranno i tuoi tutori. Shalom a tutti, Mashiach now.